fatto il corso, un po' di corso, il segno di una visita qui, una famiglia di lavoro solo, in teoria tutto, però è uno dei clienti con ognuno le sue problematiche, adesso la sua persona, grazie di essere venuti qui in questa bella domenica invernale. Siamo qua nel porto internazionale di Trieste per varie ragioni, una delle quali è che abbiamo avuto qualche difficoltà ad avere le autorizzazioni per fare questo incontro in città, e qua, come vi spiegherà poi Roberto, infatti essendo un'area internazionale extraterritoriale non c'è bisogno di richiedere alcuna autorizzazione, quindi abbiamo semplicemente comunicato che ci sarà questa riunione all'amministrazione italiana ed eccoci qui. Di cosa parleremo oggi? Beh, innanzitutto spiegheremo di quello che sono le nostre iniziative per le elezioni illegali italiane a Trieste e come suggeriamo di comportarci per avere il massimo risalto possibile dalle nostre azioni, perché purtroppo essendo un piccolo centro il meccanismo elettorale rappresentativo non favorisce le piccole comunità, essendo un meccanismo estremamente basato sulla maggioranza e quindi in qualche modo affossa tutte le piccole indipendenze, autonomie e iniziative locali. Quello che vorrei presentare un momento, Andrei parlerà anche, farà un'introduzione in sloveno per chi appunto ha come lingua madre lo sloveno, perché ricordiamo sempre che siamo un movimento multiculturale, multietnico per la legalità. Noi crediamo che il territorio libero di Trieste è un'ottima opportunità per creare un sistema nuovo, un sistema in cui noi tutti siamo più liberi, abbiamo più possibilità sia dal punto di vista economico, che sono poi quelle più importanti in questo momento, perché ormai l'economia sia italiana che anche a livello europeo sta cedendo e la presenza di zone franche che potrebbero rilanciare tutta l'industria, tutto il commercio e alla fine il reddito di tutti i cittadini di Trieste è una delle cose più importanti per cui può valer la pena di intraprendere questa battaglia. Noi, oltre a quella economica, portiamo avanti una battaglia sui diritti riconosciuti in base al trattato di pace del 1947 con l'Italia, che sono tuttora in vigore. Quindi molti di voi ovviamente hanno già partecipato ad altre nostre conferenze o introduzioni, però per chi magari è qui per la prima volta sarei a precisare una cosa, che malgrado non ci sia un governatore del territorio libero, i diritti restano quelli del trattato di pace anche in mancanza dello stesso, quindi il non dover partecipare al debito pubblico italiano, ad avere un'amministrazione separata per quanto riguarda la fiscalità, avere un sistema giudiziario separato, sono tutte cose che con l'opportuno impegno si possono trasformare decisamente in fattori estremamente favorevoli per tutti noi. Bravo. Dobar dan svim. Andrej iz Gibanja Slobodni Trst. Sam te upovedal, da smo tukaj zbrani danes zaradi volilne kampanje, italijanske volilne kampanje, ki na našem ozemlju pripravlja volitve. Te volitve italijanske uprave niso legalne, ker glede na mirovno pogodbo, ta je mednarodno ozemlje in Italija ima samo upravo državskega ozemlja, ne pa suverenost. Potem takem volitve ne morejo biti veljavne. Kot vse druge partije italijanske v Trstu imajo svoje komisije, imajo svoje govore, tako smo želeli tudi mi
naredina še ga tukaj. In ko smo vprašali, da bi lahko naredili kakšno manifestacijo v zvezi z italijanskimi volitvami v Trstu, nam tega niso dovolili, kajti so rekli, da to bi lahko motri navaden potek, normalen potek volitev. Zato smo se zbrali tukaj, ker drugod po mestu nam ne bi pustili naprot ničesar, medtem ko tukaj v mednarodnem pristanišču, kjer italijanska zakonodaja sploh ne velja in tega se zavedajo tudi oni, lahko naredimo pravzaprav, kar želimo. Smo prašali tudi za narediti en pohod, to bi bilo naslednjo nedeljo 25. In tudi tisto so nam prečrtali. Torej, se ne bomo vsekako ustavili pred en diktatom in nepravilne uprave in bomo naredili vsekako manifestacijo, ki tokrat smo jo premaknili na 3. marca. Torej, 3. marca naslednjo nedeljo po volitvah se bomo zbrali, upam, vedno več številni in ne bomo manifestirali po mestu našo nesoglasje z italijanskimi volitvami. Torej, to obnašaj na volišču smo že prejšnji teden začeli javljati, kako se lahko sploh redemo, lahko obnašamo na volišču in na spletni strani, kot tudi na Facebooku, kot tudi v našem šeližu in tukaj pri Gazebu, lahko dobiste obrazec, kako se obnašate na volišču. To se pravi, se pripravi dva lista, se izpolni dva obrazca, te dva obrazca se nese na volišče, ob volišču se izda volilno kartico, dokument in se praša, da naš volilni list ostane neizpolnjen. Ob temu se prilaga dva izpolnjena obrazca in se prosi za postaviti vse napisano. To, kar bodo napisali, predsednik sedeža bo dal en list, na katerem bo napisal, kar smo mi odločili za volišče in te karte bomo skupaj zbrali in poslali na Združene narode. Torej, je 59 let zdaj, ki Italija upravlja svojo državno zemljo in v teh 59, skoraj 60 letih so uspeli polomiti vseh 400 let prejšnje avstrijske uprave, prejšnje avstrijskega mesta. Smo bili tretje mesto Avstro-Ogrske monarhije, zdaj so nas potisnili v zadnje mesto, ki je sploh v Italiji. Smo pobrali vse, so začeli pobirati pristanišče, ladjedelnico, vse rokodelske dejavnosti so izumrle in še trgovine vsakodnevno zapirajo. Nimamo velike bodočnosti v Trstu kot te, da se malo zbudimo, se dobimo vsi skupaj in manifestiramo in skušamo dobiti naše pravice, ki so po mednarodnih ocenah še veljavne in še posebno potrebne. Zdaj bom predal besedo Roberto Giorastante, ki bo nadaljeval s tem govorom in zahvaljujem se vam za prisotnost še enkrat. Grazie. Allora, innanzitutto perché siamo qui? Ci troviamo nel porto libero franco internazionale di Trieste, davanti al magazzino 26. Questa è un'area cruciale per il destino di Trieste. Il destino di Trieste passa per lo sviluppo del porto franco nord e dell'intero porto franco internazionale di Trieste. Ed ecco per quale motivo, questo è uno dei motivi per cui siamo qui, oggi a una settimana dalle elezioni della Repubblica Italiana, elezioni svolte illegalmente nella zona A del territorio libero di Trieste. Noi appunto affermiamo che Trieste ha diritto a venire governata in base al trattato di pace da un proprio legittimo governo è amministrata da un'amministrazione legittimamente riconosciuta. In questo momento non ci troviamo in questa condizione. E se noi oggi siamo qui,
è perché stiamo manifestando le nostre, la nostra opposizione di fronte a questa illegittimità che va avanti e perdura da 59 anni, la stiamo manifestando, ma ci è stato imposto da parte delle forze dell'ordine italiane di non svolgere la nostra manifestazione che era prevista per domenica prossima, cioè nel giorno delle elezioni italiane. Domenica 24 febbraio, appunto, avrebbe dovuto esserci il nostro corteo contro le elezioni italiane. Il questore di Trieste ha vietato questa manifestazione legalissima, questa manifestazione pacifica, questa manifestazione in cui noi esercitavamo i nostri diritti. Questa manifestazione è stata posticipata di una settimana, quindi la faremo comunque, faremo questo corteo il 3 marzo, domenica 3 marzo, ma ovviamente intanto questo atto del questore è stato ed è un segnale molto forte che viene trasmesso ai cittadini del territorio libero di Trieste. Vogliono impedirci di esercitare i nostri diritti. E noi ovviamente ci opporremo fermamente in base alla legalità a cui noi ci ispiriamo. Ecco perché dobbiamo continuare sempre con maggiore forza le nostre azioni di legittima, appunto, opposizione di fronte a questa illegalità, a queste illegittimità perduranti. Le elezioni indette dalla Repubblica Italiana nel territorio libero di Trieste sono una violazione del Trattato di pace. È ovvio che l'Italia, non avendo sovranità su Trieste, sul territorio libero di Trieste, non può svolgervi le proprie elezioni. E questo naturalmente noi lo abbiamo segnalato, già segnalato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Abbiamo dato a tutti i cittadini del territorio libero di Trieste la possibilità di informarsi su come ci si oppone poi quando ci si presenterà al voto domenica prossima alle elezioni, ma appunto questa nostra azione di informazione è stata ed è limitata ed è comunque limitata in quanto le autorità italiane non ci permettono di svolgere regolarmente in questo periodo le nostre iniziative, le nostre manifestazioni pubbliche. Lo consentono ai partiti italiani che loro tutelano, non lo consentono a noi che rappresentiamo invece i diritti dei cittadini del territorio libero di Trieste. E questa, ripeto, è la situazione contro la quale dobbiamo batterci, contro la quale dobbiamo mantenere forte il nostro impegno. La prossima domenica quindi sarà un primo banco di prova per i cittadini di Trieste, del territorio libero di Trieste, per manifestare nonostante queste ostruzioni, nonostante queste violazioni dei propri diritti, manifestare la propria, manifestare i propri diritti appellandosi al trattato di pace direttamente dentro i seggi italiani. Per fare questo naturalmente noi abbiamo dato le indicazioni, trovate il materiale direttamente poi al banchetto, in cui dovete appunto, in cui sarà necessario seguirle appunto queste indicazioni per non dare la possibilità poi alle autorità italiane di utilizzare quella che è una dichiarazione di non voto, trasformarla in una astensione o qualcos'altro che comunque sia utile per dare legittimità alle loro elezioni. Allora, noi le contestiamo integralmente e chi andrà al seggio, i cittadini di Trieste che andranno al seggio con la nostra dichiarazione pronta, non faranno nient'altro che dichiarare l'illegittimità appunto delle elezioni della Repubblica Italiana. Chi va al seggio però non dovrà, andrà con il certificato elettorale, ma dovrà accuratamente evitare di ritirare le schede. Basta toccarle per farsi considerare il voto utile a favore della Repubblica Italiana. Quindi
si presenta solamente la scheda elettorale per venire registrati. Dopodiché, quando il presidente del seggio dà le schede, non le si ritirano e si presenta invece al presidente del seggio l'autodichiarazione, la dichiarazione in cui appunto si dichiara che le elezioni vengono svolte illegittimamente nella zona A del territorio libero di Trieste. Si chiede che la dichiarazione venga messa a verbale oppure si chiede di poterla leggere, ma difficilmente il presidente di seggio lo consentirà, di poterla leggere in maniera tale che venga comunque verbalizzata. E qui termina la nostra presenza, appunto il nostro voto alle elezioni, nel senso che una volta che abbiamo fatto questo e viene registrata la nostra dichiarazione, possiamo chiederne copia, cioè noi andremo lì con due copie, una che è quella che verrà depositata, l'altra che serve a noi per il timbro di ricevuta per dimostrare appunto che l'atto, che la dichiarazione è stata presentata. Potrebbe però essere che il presidente di seggio non consenta appunto di rilasciare questa ricevuta e quindi varrà comunque, ed è questo importante, la dichiarazione del cittadino. Il cittadino dovrà poi segnalare a noi che ha votato, ha presentato la dichiarazione di non voto, ok? Quindi noi registreremo tutti quelli che hanno proceduto a dichiarare quindi l'invalidità delle elezioni italiane e noi stessi provvederemo poi a trasmettere i nomi di queste persone con la dichiarazione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Quindi queste sono le operazioni da seguire, la procedura quindi è questa.